Il debito sanitario rischia di mandare a picco le piccole e medie imprese regionali già soffocate dalla crisi economica. A lanciare l'allarme sono le associazioni API dell'Abruzzo e CNA Costruzioni, secondo le quali, se non sarà modificata la norma che garantisce attraverso l'accordo tra Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti ossigeno alle imprese strozzate dai ritardi di pagamento della pubblica amministrazione attraverso la cessione dei loro crediti, le piccole e medie imprese della nostra regione ne saranno escluse. La norma a cui fanno riferimento le associazioni, dotata di una copertura finanziaria di 2 miliardi di euro, prevederebbe infatti l'esclusione dal bonus di tutte le regioni sottoposte ai piani di rientro dal debito sanitario concordati con il governo. Quindi Lazio, Campania, Calabria, Molise, Sardegna, Sicilia, Liguria, Piemonte e appunto l'Abruzzo. Tecnicamente l'esclusione scatta data l'impossibilità per le regioni in rosso di certificare il credito vantato dalle pubbliche e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione, facoltà al contrario concessa alle regioni che vantano conti in regola. Non è possibile, dichiarano le due associazioni, far pagare alle imprese le conseguenze del dissennato agire delle classi politiche che si sono avvicendate in Abruzzo in questi anni. Il ministro Passer aveva lanciato la proposta, rimasta tale, di pagare le aziende con i titoli di Stato. Al momento l'unica soluzione possibile resta quella di modificare il patto di stabilità che impedisce alla pubblica amministrazione, pur avendo risorse in cassa, di procedere con i pagamenti.